Ragazzi, in serio, non so più che intro fare all'inizio del video. Cioè, sto seriamente cercando di inventarmi qualcosa che sia divertente e non lo so. Qualcosa, ecco. Ciao, sono Grapp, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati oggi in Ranked. Questo è l'episodio numero 21 della Ranked Series Road to Diamond di questa season. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Penso che la prossima season, non lo so, penso di fare molti più episodi, perché ho iniziato da veramente poco a fare video seriamente su questo canale, perché prima facevo un po' video a caso, un po' un video ogni tanto, ma sì, oggi sì, domani no, oggi boh, non si sa. E quindi alla fine diciamo che finivo per non fare mai praticamente video, passavo, non so, 2 settimane a non fare un cazzo. In ogni caso, oggi siamo tornati in Ranked, volevo andare in top con Tahmkench, invece mi hanno rubato la lane e mi trovo a giocare con V Jungle. Ho piccato V per quale motivo? Semplicemente loro avevano Anivia, avevano Tristana. Ho detto, fammi pensare, un champion che possa raggiungere Tristana nonostante usa il jump. B, ci sta. Loro hanno comunque sia un team abbastanza cancerogeno. Però prima parliamo del nostro team. Abbiamo una Kalista di carry insieme a Janna, abbiamo un Mazar mid e un Garen top lane. L'unico problema del nostro team è che non abbiamo neanche un teleport, perché Garen ha preso l'Ignite, mentre invece loro hanno ben 2 TP, perché hanno Naso Stop col teleport e Anivia in mid con il teleport. Inoltre hanno Tristana e Brand in bot lane, e Elai sarà il mio jungler che avrò contro. Non ha molti escape Brand, proprio per questo dovremo cercare di sittarlo il più possibile, vedere un attimo cosa si può fare. Voglio anche ricordarvi che più tardi, durante la giornata di oggi, che è mercoledì, andrò in live. Quindi ragazzi, mi raccomando, voglio che tutti quanti mi andiate a seguire verso circa le 5:30, 6. Andrò in live e forse streamerò anche stasera. Ci facciamo come smite questo qui. Sì, dai, ci facciamo questo. Però quello che ci darà HP. Ho notato che in ogni caso vi fa danni ugualmente, quindi non serve per forza prendersi il warrior, anche se è stato buffato con ben 5 di AD in più. Ma guarda un po'. E bot rip. Però aspetta. Aspetta. No. Wow. Questo ulti era un po' sprecato, però vabbè. Worth. Fuck this Tristana. Please, fuck this Tristana. E l'Ice non so dove cazzo sia, sinceramente. Non ho idea. Good. Il drago è nostro. Fermiamo questo. Good. Ok. Drago numero 2 è andato. Good stuff we got here. Ok, ottimo. Ah, in top sta pushando come un maledetto, però. Andiamo al drago. Oh wow. Shit. Appena l'ho ucciso. Lol, l'ho appena ucciso. Ok. Ho preso il Nash, questo è importante. Loro erano andati in back in 3, quindi... Cioè, sì, ho visto che erano andati in back in 3, quindi... Perfetto, il quarto drago questo. Quota 4.
Ottimo. Buono, buono. Perfetto, abbiamo preso tutto tranne Tristana, quindi Tristana potrebbe riuscire a difendere un po' da sola, però neanche troppo, quindi alla fine dovremmo riuscire a one-shottarla. Io non ho la ulti perché l'ho usata su di lei apposta. Pensate, stessi morendo in quel fight. E invece Clap è ancora vivo. Holy shit, però. Feeling, feeling. GGUP. Think dovremmo aver vinto in teoria. GGUP, ragazzi. Alla fine, GGUP. Allora, siamo riusciti a vincere, porterò questo Garen per avermi flammato tutto il tempo. Abbastanza senza motivo alla fine, non c'era veramente un motivo per flammare così tanto alla fine, eh. Però vabbè, più 24, sono contento, ho preso 24 punti. Report Garen Verbal Abuse. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, ci vediamo su Twitch tra un po'. E nulla, a più tardi e ci vediamo. Presto. Ciao!